Ero già stato in questo stabilimento, che è un bellissimo stabilimento, come ho sempre detto. Eccolo Francesco Borgomeo, l'advisor dell'ormai ex GKN di Campi Bisenzio, che arriva questa mattina della vigilia di Natale all'interno dello stabilimento per incontrare i lavoratori. Persone di grandissima qualità, sindacato maturo, serio, capace, che conosce le dinamiche, conosce i problemi. Sono molto contento. Qui, dice, è il luogo giusto per una riconversione per il settore farmaceutico. O le energie rinnovabili, l'automotive, dice, non è più un asset di investimenti né in Italia né a livello internazionale. Convinto che faremo un percorso, mi auguro veloce, perché la variabile tempo è la vera variabile di questa storia, da quando sono dovuto entrare di corsa al fatto che adesso abbiamo dei tempi stretti per, diciamo, far ripartire tutto un bel percorso di riconversione, ma sono davvero fiducioso, contento. E Borgomeo assicura che tutti i dipendenti saranno riassunti, anzi, dice ai lavoratori, ce ne vorrà qualcuno in più. Elemento di vittoria che noi volevamo, non c'è la stessa garanzia automatica per l'appalto, ma per quanto ci riguarda gli appalti sono parte di questa continuità occupazionale ed è una delle prime cose, anzi il primo punto da mettere in un eventuale accordo con la nuova proprietà. Nel pomeriggio poi, la visita del Cardinal Betori ai lavoratori. Un bellissimo incontro, molto aperto, ascoltato molto, perché c'è un'umanità dentro alle vicende strutturali delle aziende e così via, che a volte noi dimentichiamo e che invece è quella che conta poi. Ma che umanità ha trovato? Cioè un'umanità, diciamo, ieri c'è stata una notizia positiva, ma è un'umanità un po' stanca. Come l'ha trovato? Io l'ho trovati molto molto coesi tra di loro. Ritornata più volte la parola comunità. Dire comunità dentro al lavoro non è scontato. Ripeto, molto molto contento di questo incontro. Grazie.